Si è svolta lo scorso sabato 28 maggio a Chieti la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport. Dalle ore 19 in poi le vie e le piazze del centro cittadino invase da strutture ed atleti che si sono esibiti nelle diverse discipline. Dall'equitazione nella Villa Comunale al basket e il volley in Piazza San Giustino, tennis e scherma in Corso Marucino, box e sport da combattimento tra Piazza Valignani e Piazza Vico, solo per citarne alcuni. Aperti anche gli esercizi commerciali, negozi, bar, ristoranti. Molto buona la risposta del pubblico e degli sportivi, alcuni dei quali si sono potuti mettere alla prova, come si dice in gergo, sul campo. Pubblico che è accorso specie in seconda serata, dopo la finale di Champions League, ad organizzare la manifestazione il CONI di Chieti, col sostegno dell'amministrazione comunale e di Confcommercio. La soddisfazione del presidente provinciale del CONI, Gianfranco Milozzi, e del primo cittadino Umberto Di Primio. Tutto bene a livello organizzativo, la partecipazione è stata notevole. Oltre 1000 atleti per le varie discipline sportive, ne sono 25, quindi non li elenco. Abbiamo avuto circa 4-5.000 persone che hanno partecipato attivamente, provando anche a svolgere determinate discipline, e quindi il CONI è felicissimo di aver organizzato questo evento, che si trova alla quarta edizione. Mi auguro che si possa continuare anche la quinta e la sesta, sempre se le amministrazioni ci supporteranno a livello economico. Ma una seconda splendida edizione per quello che mi riguarda come sindaco della Notte Bianca dello Sport, tantissima gente, una città che vive e che vive insieme ai tanti atleti che hanno avuto modo di esibirsi nelle nostre belle piazze lungo il corso, e anche un'occasione per premiare degli atleti abruzzesi, italiani, e per noi però ancora più importante, chietini della provincia di Chieti, che si sono distinti nelle loro discipline a livello nazionale ed europeo. Quindi credo che il risultato e soprattutto il binomio CONI, enti locali, città, sport, sia un insieme di cose che sicuramente funzionano, ed è questo un modo soprattutto importante per far sì che i valori legati allo sport poi possano essere in qualche modo anche portati fuori, alla portata di tutti, e questo coinvolge tanta passione e soprattutto avvicina tanta gente allo sport.